dovremmo essere live. Benvenuti alla finale dell'Arm Cup 2018 con sfidanti Gigi e Lori 1090. Come vi sentite? Commento pre-gara. Va bene. Purtroppo sto... Allora. Pronti? Allora, innanzitutto faccio una cosa anche. Vai, pronti? Dai. Do un go. Si parte. Che vinga il peggiore. Sì, attenzione sulla fascia, Gigi scatta. Attenzione, errore di Gigi. Vediamo se rimonta subito. Un distacco di soli 7 metri tra i due. È uscita come prima auto una Sprinter XL. Soprattutto per un tipo come Gigi. Attenzione, incrocio di traiettorie. Ricordo che essendo una no bonus sarà più complicata la rimonta. Attenzione, errore di Lori, riapre un po' la partita, vediamo. Intanto la registrazione purtroppo non ve... la registrazione non sta avvenendo granché, ragazzi, perché c'è un po' di lag. Voi non risentite del lag, giusto? No, perché è un problema mio, cioè dell'host, quindi finché non crasha l'host, va bene. E finché non ne risentite. Occhio Gigi! Attenzione. Manca un giro e poco più. Errore di Lori, sorpasso di Gigi. No, clamoroso, 50 metri adesso. Un solo errore di Lori, ma pesante. Gigi che a questo punto deve semplicemente gestire questo enorme vantaggio. Questa sfida ce la portiamo a casa. Sì. Attenzione, ultimi rettilinei, Gigi si appresta a fare l'ultima curva con tranquillità. E arriva anche Lori. Quindi 1-0 per Gigi. Appena ci siete, vado con la prossima. Perché non mi fa... Ah, devo fare riavvia, giusto. Pronti, via. Sì, io cercavo pista seguente.
Toy World 1, attenzione. Adeon. Sì, a me adesso spunta GG CHT, quindi in base forse. Peccato per questo lag che renderà la registrazione un po' più brutta, però peccato, dai, pazienza. Attenzione. Potremmo chiedere in effetti ad Angelo di ostare. Attenzione, GG. Un bel po' di distacco, vediamo se lo rimonta. Oh, no, errore clamoroso di GG. Perché mi fa delle telecamere orribili? Niente, un attimo che chiediamo ad Angelo. Angelo è sull'host? Ci sente? Chiediamo che osta. Puoi ostare? Perché, raga, praticamente viene tutto con un lag. Quindi, sì, sto registrando, ma tre quarti gara è praticamente un lag. Vabbè dai, nel frattempo vedo un altro. Quindi stiamo 1-1. Si riparte. Vediamo. Speriamo siano tutte le piste brevi. Buono, costa 1 con attenzione. No. Credo si chiama la Candy Pebbles. Attenzione, errore. Uno. Attenzione, vediamo, atterraggio buono. Lo riprova ad andare via 20 metri. Ottimo il tornante. GG. Attenzione. Niente, raga, con sto lag mi sembra che ogni tanto ci sia qualche errore di tipo Lori. Tipo io l'ho visto schiantarsi Lori poco fa. Attenzione. Attenzione Gigi, tornante, buon. Ma sono 40 metri. Attenzione, Lori arriva, 2-1. Attenzione. Posso? Vado? Dico vado col prossimo? Mi sentite? No, probabilmente non sentivate. Attenzione. GG.
No, no, no. No, infatti perché Gigi non mi stava in attesa. Sì, ho restartato. Ok. Ho restartato, raga. Mi spuntate in attesa, però. Allora, mi sentite? Osta Angelo, o perché ad esempio no, in pratica ho chiuso l'osta adesso perché in pratica non funzionava, o non funzionava Gigi o non funzionava te, non funzionava Lori, quindi ci può sentire lui? È su Discord. Vediamo se l'ha già messo. Ok, l'ha messo. No, l'ha messo, l'ha messo. Però deve. Non so se l'ha messo no user. Ok, sì. Sì. Credo di sì. Sì. E no, per mettere già casuale tutto lo saprà. Ok, palle sta connessione. Già è su Lost. Sali, Lori. Sali. Forse sta salendo su Discord mentre, non lo so. No. È bello che siamo in live nel frattempo, sì. se avessi registrato, sì, infatti ho sbagliato che. Allora, nel frattempo. Mi si è chiuso Revolt.
Ma dai, non ci voglio credere. Allora. Appena lo stesso me lo dite. Ok, ci siamo. Tutto pronto. No, di nuovo. Sì. Mi sa che deve. Sì, infatti. Deve mettere il tracker, oltre che il carnival. No, il non user lo deve mettere e poi nel gioco deve mettere sia carnival che tracker. Allora, ti spiego, Cardinal e Tracker servono per sbloccarli, il Nozer invece per far sì che quelle capitano, che capitino solo quelle specifiche, ok? Però se ti capitano e tu ancora non le hai sbloccate, è un problema. Torna? Va bene, dai. Proci sì. Diglielo ad Angelo, dai, io sto io e continuiamo, dai, 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 se no perdiamo troppo tempo. Ero io, l'orso l'ho messo io. Ti ha scritto, l'ha messo lui? Ok, sono entrato. Spectate, a posto. Salve Lori. Ok. Proviamo. Angelo, devi aspettare, ok? Ci siamo stavolta. Muse? No, non ci voglio credere. Ah, ok, l'altro. La stessa auto. Quindi è destino che. Destino che. Doveva uscire quest'auto. Io per Gigi. Almeno lui si accolla alle si bonus. Anche se vedo favorito forse Lori. Sì, piccolo errore. Gigi, scorciatoia. Sono 13 metri, vedremo se Gigi riuscirà a colmarli. Lori sembra abbastanza sicuro nella traiettoria.
Così può fare le 3G. Attenzione, ci prova ancora Gigi. Avanti un altro. Vai Gigi, provaci, concentrati. 10 metri, attenzione. Lori sente la pressione. Facendo la scorciatoia magicamente e forse non prendendo di qua a destra. Attenzione, ci prova. Ce la fa, attenzione. Attenzione, vediamo se Lori prende la scia. Prende la scia. Oh, piccolo bug. No, ovviamente no, però facciamo finta che sia Formula 1. Gigi mantiene, clamoroso. Bellissima questa, bellissima sfida. No, hai fatto bene, tu hai fatto bene. Ci sta, ci sta. No, ma lui, allora, ti ha preso 3-4 metri già prima dell'ascensore, cioè della scala mobile. Sì, sembra un 7 qua, però. Vado con la prossima. No, che cazzo ho fatto? Allora. Perché non mi fa. Ah, Ostangelo, ok, giusto. Vabbè, mi allontano un secondo. Attenzione, terzo giro. Sono molto vicini, vediamo l'atterraggio. Niente da fare. Se la porta a casa. Quindi 3 a 2. Dite ad Angelo di restartare velocemente. Di nuovo un museum. È vero, stanno uscendo. No, da me tipo è uscita la Toyeka. Sì, quando tipo ho fatto un restart, che c'era solo Gigi e spuntava tipo Toyeka su Botanical Garden.
Scorciatoia da parte di Gigi che prende diversi metri. Che bella la sprinter. Perché è alto? Voi correte nel frattempo. Ah, ok. Dobbiamo. Perché ad Angelo escono solo principianti, quindi è probabile che escano sempre. Scriveteglielo, Angia, chiudi l'host. Ok, host su. Perché non mi fa causa? Cosa? Provate a salire. Pista a caso sì, oggetti no. Ok. Tutti pronti? Dai, dai, raga, ho 20 minuti. Vai, faccio partire allora. Vediamo cosa esce adesso. Siamo sul 3 a 2. Titanic 1, devo ristartare di nuovo. Tra due per Lori. Devo ristartare perché la pista è uscita. Ok, questa si può fare. Buon divertimento. Gigi, perché non mi spunti su? Ok, ora sì. Attenzione, Gigi! Clamoroso. 60 metri. Will, fai un attimo la telecronaca che mi allontano un secondo. In effetti ci sono sei spettatori. Un saluto a tutti coloro che stanno seguendo la live. Questa sfida entusiasmante. Lori adesso deve gestire questi 100 metri mentre Gigi si ribalta addirittura e qui sembra ormai beh almeno sì sul 4 a 2 probabilmente, quindi primo match point sarebbe in tal caso, però c'è ancora un altro giro. Potrebbe anche crashare. Certo, se crasho io, certo, soprattutto.
Cioè, neanche se Gigi trovasse 3 stelle random in un anno bonus. Si è stufato a rimontare. Arriva Lori almeno, dai. Ok. E intanto dicono, era la prima su MS? No, assolutamente no. Pipino Tuk dice forza Gigi. Credo sia Debbie. Quattro a due Lori stanno. Non su Museum, credo fosse la terza o la seconda. Lo so, ma abbiamo già restartato che era Toy World 1. Ok, questa si può fare. Divertitevi. Vi ricordo che c'è un trofeo in gioco, eh? C'è un trofeo in gioco. Attenzione, Lori, segue la scia di Gigi. Attenzione, prova all'interno. GG. Sì, in effetti. Attenzione, Gigi rallenta, Lori si inserisce all'interno, sbatte anche un po' GG. GG ci prova. Esce meglio Lori dalla curva. GG adesso sembra prendere un po' una traiettoria diversa proprio per... Spera più che altro in un errorino di Lori che in questa pista magari non... Soprattutto con il contatto al muro, ecco Lori, anche Gigi, clamoroso! Contemporaneamente. Forse ha sprecato una buona opportunità che poteva quindi portarlo sul 4-3. Attenzione, Gigi si gira male. 25 metri. Sappiamo che adesso c'è l'ultima, la curva più difficile per Lori. Stavolta la fa con cautela. Per gestire. Come dice anche il pubblico, tanto vince Lori con quel cillo che si ritrova. E in effetti quest'ultima sfida forse è un po' di fortuna nell'errore anche contemporaneo di Gigi. C'è stato, però fino ad ora tutto meritato. 5 a 3, vai l'ultima. Oh, ultime due. Ah, ok. Dai, speriamo in qualche... Museo tipo supermarket magari. No, tutto Nick. Uno sì, uno che poi costa auto. Cioè, l'ignoranza è uscita adesso. Qualcuno adesso va a finire in piscina costa auto. Quindi 5 a 2 per il momento. Quindi vittoria già assicurata per Lori. Per fare anche bella figura almeno con Giulia. Sì, ormai ha calato la tensione, ha calato la concentrazione per Lori.
Pipino Took fa notare che per ora sono uscite solo auto schifose. Ha portato anche bene. Certo, perché ovviamente un 7-2 stonerebbe. Metà giro ormai manca. Con una pest control che per fortuna esce praticamente alla fine. In una pista accettabile. Pangatici, vabbè, vai pure. Ubriaco. Attenzione. Restarto, Lori. Vediamo. Dai, voglio la ghiacciaia, voglio io. No, non ci credo, non ci credo. Chi ha con Walk and Tour? Museo. C'è con Walk and Tour. Dai, che cazzo è Gigi? Dai Gigi, concentrati, che lo rimonti. Attenzione, tutto aperto, adesso possiamo goderci una bella sfida. Attenzione, brutta traiettoria qui di Gigi. E Lori lo recupera. Attenzione, rallentamento, spintarella. Buona qui la tenuta di Gigi. Attenzione. Va all'interno Gigi, si mette davanti. Bellissima mossa. Che incrocio? Ah, che bella, adoro la Walk and Turbo per questo, perché permette queste mosse. Attenzione Lori, di nuovo nello stesso punto. Attenzione anche Gigi, distratto forse anche dalla brutta. Qui prende l'arco Lori. Attenzione, sono 40 metri circa. Qui qualche parete presa male come questa al tornante. Ubriaco adesso. Mentre Lori a 70 metri va via. Attenzione, guida pulita finora. Vediamo se sbaglia di nuovo lo stesso punto. Ok, stavolta in maniera prudente. Gigi prova a intimidirlo. Appena finisce, ragazzi, stacco.
Ultimo tratto e finisce. Lodi, campione dell'Arm Cup. Campione dell'Arm Cup 2018. Complimenti anche a Gigi che è arrivato in finale. Quindi una buona prestazione in questa competizione. Complimenti a entrambi, ma il vincitore è Lori TC90. Bella ragazzi, aspetta, prima di staccare, un commento a caldo dei due. Bello, bellissimo, grazie mille, un saluto a tutti. Va bene. Ok. Ringraziamo gli spettatori, alla prossima. Ciao ciao.